100 anni di storia, di relazione tra noi, Frati Cappuccini dell'Umbria e gli Indios Ticuna, sono avvenute cose meravigliose che vogliamo raccontare appunto attraverso questo museo, ma lo facciamo con una tecnologia molto avanzata, multimediale, interattiva, che è capace di avvincerti emozionalmente e di coinvolgerti di prima persona. Quando uno entra al MUMA, la prima cosa che vede è una bella grande proiezione dedicata all'incontro delle acque che avviene a Manaus. Il rio delle Amazzoni nasce di fatto a Manaus quando il rio Solimões e il rio Negro si incontrano. È una metafora, di fatto il rio Negro che è nero e il rio Solimões che invece è marrone si affiancano l'uno all'altro e viaggiano paralleli senza fondersi l'uno nell'altro per circa 20 km, poi lentamente diventano un fiume unico. È la metafora dell'Amazzonia. L'Amazzonia e l'Alto Solimões per noi in modo particolare è il luogo dove due culture si sono incontrate e fuse insieme nell'arco di un secolo. La cultura nostra occidentale, quella che i Frati Cappuccini rappresentano, e gli Indios Ticuna, il mondo indigeno che dell'Amazzonia è sempre stato l'unico padrone fino a 500 anni fa. Questo è un museo del racconto, non è un museo archeologico, non è un museo etnografico, è un museo che racconta. Vivi dentro la storia, la grande multimedialità, la multimedialità fatta di grandi immagini, di immagini che si evolvono e di situazioni che cambiano. Quando abbiamo cominciato a lavorare al MUMA abbiamo trattato questo museo come se fosse un film, di fatto scrivendone una sceneggiatura. Noi volevamo raccontare una storia, la storia di quattro uomini, di quattro missionari che nel 909 lasciano Assisi, lasciano l'Umbria e vanno in Amazzonia, in terra incognita, a lavorare, a fare i missionari. L'abbiamo raccontata partendo da quel momento, arrivando fino ai giorni nostri. Certo, a farci da supporto c'è una tecnologia particolarmente stimolante per chi vuole raccontare una storia. E poi c'era un grande patrimonio di fotografie d'archivio e di film d'archivio ai quali abbiamo attinto. A questi abbiamo aggiunto le numerose trasferte fatte in questi ultimi anni dalle troupe della Nova T in Amazzonia per raccogliere nuovo materiale su questi uomini che sono partiti, sulla realtà missionaria in Amazzonia e poi sul popolo Ticuna, sull'Indio Ticuna che hanno condiviso con i missionari questo secolo di lavoro partito nel 909 e arrivato fino ai giorni nostri. Abbiamo fatto dei diorami, quindi ricostruzioni di pezzi di foresta intera, dove tutto quello che c'era, la natura, gli animali, gli oggetti, vengono contestualizzati nella loro vita reale. Ogni piano è accompagnato da delle stazioncine interattive di approfondimento. Queste stazioncine interattive vengono costantemente aggiornate con documenti storici, reali, filmati d'epoca e non, e permettono al museo di vivere come una persona, cioè avere una memoria che aumenta e che cresce nel tempo. Lo stile probabilmente è stata la nostra più grande attenzione quando abbiamo steso la nostra sceneggiatura, abbiamo elaborato i testi. Noi volevamo realizzare testi semplici, corretti scientificamente, storicamente, ricchi di senso e contenuto se vogliamo, però questo deve essere un museo accessibile a tutti. Lo è nella parte tecnologica, volevamo che lo fosse anche nella parte testuale. Abbiamo creato un mondo reale, un mondo dove tu ti ci immergi, dove cammini, dove respiri, dove vivi, dove parli, dove personaggi reali, frati reali ti accompagnano, frati virtuali che ti raccontano una determinata parte di storia.
chiunque entra qui dentro deve poter uscire di qua portando a casa non solo contenuti di tipo nozionistico, scientifico, ma portarsi a casa un'esperienza, provare a capire cosa davvero è capitato in questo secolo tra i cappuccini, l'Amazzonia e gli indios Ticuna.